Cioè, vi rendete conto? Sto montando il nuovo episodio e cosa ci trovo? Ciao amici! Ciao amici! Dei video dei miei genitori che a mia insaputa mi prendono in giro per il mio modo di dire ciao amici, ciao amici, ciao amici. Cosa volete che vi dica? Aggiungerò anche questi all'album dei momenti felici. Io sono Giulia e vivo sulla mia barca a vela, ma in questo periodo ho deciso di mettere alla prova il rapporto con i miei genitori e di navigare insieme a loro sulla loro barca. Iscrivetevi al canale e salite a bordo per una nuova avventura con me ogni domenica. Ciao amici, stiamo veleggiando alla grande. Stamattina abbiamo lasciato la baia nella quale abbiamo passato la notte e abbiamo navigato per un paio d'ore, prevalentemente a vela. Per fortuna c'è un pochino di vento, non tanto, ma abbastanza per veleggiare. Abbiamo pranzato, io ho preparato un omelette e poi abbiamo assaggiato un formaggio di capra che abbiamo comprato in un mercato a macinaggio, no, non a macinaggio, a Il Rus. E ci credete che mi sono lavata le mani un sacco di volte e ho ancora l'odore del formaggio di capra sulle mani. Era veramente buono, molto molto intenso. Fatemi sapere se vi piace il formaggio di capra. E adesso siamo diretti verso la prossima baia. Dopo Ajaccio abbiamo fatto soltanto la rada che vi ho mostrato nello scorso episodio e penso che d'ora in poi faremo soltanto rade, a parte poi una sosta tecnica sulla via del ritorno. Quindi ci aspetta un bel po' di avventura in mezzo alla natura. Ancora avventura e natura, i due elementi onnipresenti nelle vacanze con la mia famiglia e che forse ancora per un po' riusciranno a tenere lontana la consapevolezza di ciò che sta realmente accadendo. Anche se ci muoviamo lentamente, siamo sulla via del ritorno. Ma il morale su Margarita è molto alto. Ciao amici! Stiamo navigando a vela e ci stiamo dirigendo verso una baia. Non abbiamo ancora deciso quale. Sono tutte bellissime e offrono un riparo per questi venti leggeri di questi giorni. Quindi, cari amici, stay tuned! Ciao amici! Vi aggiorno sulla navigazione di oggi. Ci stiamo avvicinando verso il nuovo spot in una baia bellissima dove ci sarà un'acqua cristallina dove fare bagni stupendi in compagnia di pesci meravigliosi. Sono credibile come giugissima? Io ero sotto coperta con le cuffie a scrivere al computer e non ho sentito che stavano registrando. Solo molti giorni dopo, editando il video, ho scoperto il loro slancio di simpatia. La navigazione è stata molto tranquilla e, inutile dirlo, c'era una bella atmosfera a bordo. Siamo un equipaggio molto affiatato e Margarita sembra sentirsi parte della famiglia. E tra una battuta e l'altra siamo arrivati nel golfo di Sagone, non lontano dalla baia di Cargèse. L'acqua ha un colore spettacolare, l'ancora credo abbia preso, vado a controllare per sicurezza, è tutta sabbia. Qui. Che bello! Un bel Nesquik! Abbiamo preso quei punti del Nesquik, l'abbiamo raccolto in mare, era un relitto tutto sporco, era navigato sulle spiagge alla deriva e noi l'abbiamo raccolto e l'abbiamo salvato. Cioè, abbiamo salvato il mare. Ah, sì. Tu lo usi? Io sì, al mattino lo metto nella tazza del latte. Non c'è sponsor, la Nestlé non sponsorizza niente, davvero l'abbiamo trovato in mare. Latte sì, ma con Nesquik. È per segnalare alle altre barche che esisti. Sì. Vi è mai capitato di sentirvi così felici da diventare malinconici? Per me è come se la gioia del momento non potesse scindersi dalla consapevolezza che quell'istante felice presto passerà, o a dire il vero, è già passato. La nostra felicità è come una stella cadente. Nel momento in cui la vediamo lì di fronte a noi, in realtà è già sparita nell'oscurità. E nei miei effimeri momenti felici mi assale l'angoscia che essi abbiano durata limitata. E così sono i miei stessi pensieri a disintegrare la mia felicità ancora prima del tempo. E allora mi chiedo, come si fa a essere felici fino in fondo senza angoscia? Si può vivere in una felicità senza data di scadenza? Qualcuno mi risponderebbe che io chiedo l'impossibile. Se voglio la felicità, devo anche accettare il suo opposto, eppure in grande quantità. Ce l'avessimo sempre, non sarebbe felicità. Se nella nostra vita non avessimo il buio, non potremmo mai sapere cos'è la luce. Le stelle si possono vedere solo di notte, non in pieno giorno.
Ecco una descrizione piuttosto accurata di una tipica mattina in barca in questo periodo. Sveglia naturale con il sole, uno sguardo di ammirazione alla baia del giorno, un tuffo nell'acqua cristallina, una tazza di caffè con i miei genitori, check del meteo, pianificazione dello spostamento successivo e poi partenza. Questa volta abbiamo attraversato la baia per dare un'occhiata al porto di Cargèse, dove avevamo pensato di fermarci qualche giorno prima. La rada non sembra male, magari ci verremo la prossima volta che saremo in zona. Ma per ora è tempo di issare le vele e proseguire verso nord, per recuperare tutti gli oggetti galleggianti che incontriamo sulla nostra rotta. Stiamo dirigendo verso un'altra baia che è qui dietro di me. C'è un bellissimo promontorio rosso, proprio di rocce rosse, e poi dovrebbe esserci una baia abbastanza protetta dal vento previsto, anche con un fondale sabbioso dove possiamo dare tranquillamente ancora. E adesso andiamo a cercarci un posto. Mia mamma sta preparando un'insalata di farro, cereali, copiata da me. Per pranzo, vediamo se sarà buona come la mia. E mio papà sta ritirando su la canna da pesca, l'avevamo messa giù per vedere se riuscivamo a pescare qualcosa, ma non siamo stati fortunati, quindi niente. La prima baia che avevamo identificato, quella laggiù, era pienissima, c'era pochissima sabbia, soltanto una chiazza minuscola, e c'erano già tante barche, tra cui un motoscafo con l'ancora incagliata, quindi non ci sembrava il caso di metterci a manovrare lì. Siamo venuti più in qua, avevo visto questa baia e guardando da Google Maps sembrava ci fosse sabbia. E siamo da soli, abbiamo dato ancora su un fondale di 8 metri, sabbioso, non c'è nessuno intorno a noi, è tutto bellissimo, non c'è rumore, quindi ce ne stiamo qui. Misteri della vita, a volte posti sconosciuti sono addirittura meglio di quelli super popolari. Io ho fatto il bagno e ho ripescato un po' di plastica, sempre meglio lasciare i posti più puliti di come li abbiamo trovati. Mia mamma ha preparato l'insalata di cereali, vediamo com'è, e mio papà ha provato a mettere un amo in acqua con la cannetta da pesca, e prima ancora che l'esca toccasse l'acqua un pesce aveva già abboccato, e quindi adesso più tardi penso che ci metteremo a pescare, perché visto che qua il cibo costa parecchio, cerchiamo di guadagnarci da vivere da soli. Ottima, bravissima la cambusiera. Più buona della mia. Diciamo ex aequo. Prova a pescare ancora un po'. Provo adesso, io? No, fa troppo caldo, sia per me che per i pesci. Magari verso il tramonto gireranno di nuovo a caccia di cibo. Ma hai provato ancora? Sì, ho provato, ma non abboccano. Vabbè, intanto questo qua lo mangiamo. Questo lo mangiamo, sì, perché già. Prima a prenderne un altro. Vado in missione con il SUP. Voglio far volare il drone per farvi vedere un po' la conformazione di questa baia, che è bellissima, non ci sono altre barche. Il fatto è che si sta alzando un po' di vento, c'è un pochino d'onda e non sono sicura di riuscire a far decollare, atterrare il drone in sicurezza qui. E quindi voglio andare alla spiaggettina che c'è laggiù e poi farlo decollare, filmare, farlo atterrare lì. L'unica cosa è che ci sono tanti scogli e quindi penso di andarci con il SUP. Vediamo, metto il drone in una borsa stagna, la più stagna che ho, e vediamo come va. Ce l'abbiamo fatta! Raccogliamo un pochino di plastica, perché credo che questo sia uno, anzi sono sicura che questo è uno dei punti in cui arrivano tutte le mareggiate. Infatti ci sono un sacco di alghe, pezzi di legno, e purtroppo ci sono anche dei rifiuti, quindi cerchiamo di raccoglierne un po' e portarli via.
questi giorni sto provando a fare un piccolo esperimento per dare un po' di sostanza alle mie pagine di diario sulla felicità. Quando mi accorgo di essere felice, provo a guardare dentro di me per tentare di capire di che cosa è fatta questa felicità. Magari, se riesco a capirlo, posso tenermela dentro più a lungo e trovarla più di frequente. Una cosa mi è chiara fin da subito. Gran parte della mia felicità di oggi deriva dal fatto che sono qui con i miei genitori. Quando siamo circondati dall'amore, la fiammella della felicità risplende viva dentro di noi. Ma che ruolo giocano le altre cose? Come mi sentirei se perdessi tutto quello che ho dal punto di vista materiale e dovessi vivere senza soldi, senza barca, senza posizione sociale, senza niente? Potrei sopravvivere? Credo di sì. Un modo per sopravvivere lo si trova. Più ci penso, più mi rendo conto che non si tratta tanto di sopravvivere. Non è questo che ci preoccupa, quanto il vivere all'altezza degli standard di benessere, ricchezza, comfort, posizione sociale e apparenze che siamo convinti di dover mantenere. E mi ci metto io dentro, in prima persona. Questa è la sopravvivenza nel nostro mondo moderno, o forse dovrei dire nel nostro ego moderno. Spinti da queste riflessioni, un po' per scherzo, un po' per davvero, io e mio papà abbiamo provato a procacciare la cena per la nostra famiglia, per assicurarci la sopravvivenza. Non è un compito difficile in un mare così ricco come il nostro. Con appena un po' di pasta abbiamo messo insieme una bella cena. Che soddisfazione! Il sapore ci è parso migliore della pasta allo scoglio del ristorante. Ma se vivere una vita semplice e libera può darci così tanta gioia, perché scegliamo quotidianamente di non farlo? Perché abbiamo bisogno di accumulare soldi in un conto in banca senza neppure concederci il tempo di spenderli? Perché ci sembra di non poter lasciare un lavoro che non ci piace? Perché la nostra posizione sociale e il nostro titolo professionale ci sembrano così importanti? C'è una parte di me che è convinta che carriera, denaro e status siano solo delle grandi bugie, che le cose vere siano altre: i rapporti umani, la natura, la consapevolezza di se stessi. Eppure, troppo spesso, nelle giornate stressanti, lascio che le cose vere passino in secondo piano e che le finzioni della vita mi prendano in ostaggio. Perché succede così? Forse perché abbiamo paura che senza queste finzioni ci sarebbe solo il vuoto e la grande verità diverrebbe evidente. In fondo, qualunque siano le circostanze esterne, la nostra felicità dipende solo da noi stessi. Non so se ci sia una risposta univoca a tutti questi quesiti, e su questi schermi non faccio che condividere quella che mi sembra di scorgere giorno dopo giorno mentre mi godo il panorama. Non perdetevi il prossimo episodio, forse il più emotivo di tutta questa serie insieme ai miei genitori.